È stata emessa mercoledì sera dal Tribunale di Napoli la sentenza del processo per la compravendita di senatori in cui erano coinvolti Silvio Berlusconi e il faccendiere pugliese La Vitola. Condanne per entrambi a 3 anni di reclusione per corruzione. L'ex leader azzurro dice che si tratta di una sentenza politica assurda basata su un teorema accusatorio risibile. Sulla stessa linea anche il suo avvocato Ghedini. Il procuratore capo di Napoli L'Angelo non commenta ma prende atto della sentenza. Altra reazione, quella dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Non mi sono costituito parte civile perché ritengo che sia stata lesa la democrazia e non la mia persona. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito nella giornata di mercoledì a Foggia per esaminare il caso Sansevero dopo gli ultimi 2 episodi che si sono verificati con lo scoppio di 2 grossi petardi. Sul doppio avvenimento sono in corso le indagini del commissariato di Sansevero della Polizia. Ancora una volta ha spiegato il sindaco Miglio, l'incontro con il prefetto e il rappresentante delle forze dell'ordine nel capoluogo d'Auno è stato rassicurante. Lo stesso Comitato ha anche detto che ci sarà un potenziamento della videosorveglianza pubblica e l'aumento degli organici delle forze dell'ordine. Papa Francesco è arrivato in Bolivia, seconda tappa del suo viaggio in Sud America, per arrivare sul luogo dove il 21 marzo dell'80 fu trovato il cadavere torturato del gesuita Espinal. Faccia a faccia nelle prossime ore con alcuni dei reclusi di una delle prigioni con le condizioni di vita più dure dell'America Latina. Dall'altro poi si dirigerà a Santa Cruz della Sierra per visitare il nuovo centro economico. Tra l'altro la durata del suo soggiorno sarà di solamente di 24 ore, dopodiché partirà per l'ultima tappa il Paraguay.